Buonasera a tutti e benvenuti, bentornati nel Great Armory. Siamo tornati di nuovo qua, di nuovo a far vedere armi di cose tipo cose belle, cose brutte. Che culo. Perché avevo una grinta iniziale, mi ha sgonfiato proprio. Siamo tornati, ragazzi. La roba che tiene un occhio. Come potete vedere dalla chat, oggi proprio tipo 30 minuti fa abbiamo fatto entrare i beta tester. Ecco qua, se faccio tab potete vedere beta test. Anche se copiate l'IP non potete entrare. C'era whitelist. Quindi l'IP sarà questo. Quindi se tipo il giorno che lo sbloccheremo avete già l'IP, il motivo c'è. Cioè il motivo, cioè, non è che sono stupido io che non me l'ho messo, ma è perché vabbè. Niente, cosa hai detto? Hai stronza. Comunque, cosa vi diciamo come aggiornamento oggi? Direi come aggiornamento, vabbè, ovviamente mettete pollice su, vi piace la sedia come al solito. Abbiamo aggiunto questo, è un ricordo, è premium, ve lo ricordiamo sempre. Non fate come un beta, un nostro beta tester che si è scordato che era premium e oggi non è potuto entrare. Ma vabbè, uno oggi non è potuto entrare perché non poteva, sti cazzi. Allora, abbiamo pensato di fare questo. Voi che giocate a LoL sapete che una volta tipo al mese ci sono le patch note, okay, le patch comunque. Allora, abbiamo pensato di fare una cosa simile, ovvero dopo un mese o un tot di tempo rilasciamo la patch con le armi modificate, le cose nuove, una volta ogni tot di tempo. Io abbiamo pensato di fare questa cosa qua. Se riusciamo a mandarla avanti, sarà la questa è la patch 0.1, poi ci sarà la 1, 2, 3, 4, 5, 22. Devo fare una cosa perché sennò qui i player cadono. Ma tanto rispawnano lì. Non importa, io ci tengo i player. Io voglio tu parla intanto. Sì, rimango male per queste cose. Vedete che sono le barriere perché sono fricose. Parla. Comunque. Comunque siete anche qua a prova di imbecille. Adesso i player stanno un po' girando, girovagando in giro per il mondo per sapere tutte le cose. Ma hanno già portato tipo qualche bug. Ma sono dettagli. Per quello servono i beta tester. Abbiamo un helper per ora. Abbiamo un helper. Non ci serve l'helper. Per ora non ci serve. Tanto il play. 20 posti, se inizio a donazioni allargo e potenzio il server, quindi i posti aumentano, appunto, appena scritto lo stronzo. Ma comunque, entriamo, vieni qua, se entra, vieni, dove sei andato? Vabbè, lo finisco. Hai rotto comunque il ponte, vieni qui! Dove sei? Sono qua, il cartello entra. Ma hanno tipo, ho registrato tutte le cose che sono successe fino adesso, quando sono entrati. Mi hanno corretto tipo 40 cartelli. Non è facile scriverle così bene. Ecco qui vediamo un esemplare. Ah no, è andato via. Un esemplare di Minuccia con la skin da maschio. Vabbè. Comunque, vi diciamo già, le arene che usiamo per far vedere il video sarà questa. Se fate slash warp, vi darà la lista dei warp. C'è anche l'arena acquatica, però sono gli spalti. Ok? L'unico modo per arrivare a quell'arena è da questo cartello qui. Che quando registriamo, quindi lo faccio già adesso, tac, noi entriamo, anzi no, perché sennò non potremo entrare neanche noi. Cioè, minchia che casino sarà sta cosa. E niente, possiamo andare a far vedere le armi. A proposito di armi, slash warp, facciamo vedere le tre armi personali di oggi. Vorrei dire... Quanto è noioso sta ragazza qui. Allora, tre armi personali di oggi. Ci abbiamo Dark Legend. Ma rompi poco. Dark Legend. Ah, lo conosco. E lui mi ha aiutato a fare l'arma personale da Griff nel WGF. Esatto, vabbè, lui ha fatto l'inizio, poi dopo l'ho finita io. Poi c'è la Zetaoli YouTube. E infine Suonato Boy. Che tristezza. Comunque, allora, direi che possiamo vedere il primo warp. Primo Vameazzo si chiama, il primo volt di oggi, ovvero quello di Dark Legend. E puff, eccolo qua. Aia. Ecco. E cioè l'arma di sto scemo qui è la falce abissale. Falce abissale. Sì, perché io so scrivere shotgun. Non so scrivere un cazzo, ho sbagliato completamente. Ok, allora, la falce abissale, che mo la vediamo in tutto short splendor. A lui ha fatto a capo le scritte, visto? Beh, finalmente qualcuno che ci azzecca. Fammi fare già la barriera, perché adesso ci sono i player. Le barriere dobbiamo farle in diretta. Va. Poi, prossima arma è quella di Zeta. Holy. Madonna, che alitata. Madonna. Holy, ecco. Cosa, Diviz, ma questa? Dove sei andato? È la cesta delle armi future. Ah, futuristiche. Future. Ma è un SP. Vabbè, sti cazzi. L'arma si chiama Peste Bianca.
cioè peste bianca. Ok, eccola qua. Oh, vabbè, anche lui è andato a capo. Oh mio Dio. Minchia, stanno iniziando a essere bravi. E la cosa mi sta piacendo un casino. Mi fanno farmi un lavoro a me. L'ultima arma è quella di Suonato Boy, che mi dispiace, Suonato è un nome di merda, fatelo dire, è un nome di cazzo. Anche David si dice sotto un nome di merda, però. Eccolo qua. Uno slime. Ha la testa di uno slime. Perché c'è la testa di David qua? Perché non sapevo cosa metterci la testa centrale. Dai! Antipatica! E l'arma è anticarro. Anticarro. È un'arma da guerra, ed è un dispenser. Lui non è andato a capo, però. Tanto non è tanto. Vieni fuori da lì che ti muro dentro. Ne avrai ragione. E ora le vedremo in tutta la loro splendore. Ma possiamo prendere un tester tipo e sfruttarlo, a caso, usarlo su di lui? Io ho già in mente qualcuno. Anche iniziamo ad andare all'arena, però. Iniziamo ad andare all'arena e ce lo portiamo. Questa è l'arena acquatica. Perché c'è la testa di un gattaccio? Gattaccio spegnuto. Ah, perché la porta lui. Questa arena, ragazzi, l'ha buildata spacca cessi. E chi non ci crede, madonna, l'ho visto volta per volta aggiungere le cose. È bellissima. Ha rotto le balle molto. Vedete là sopra? A mano, vedi? Ecco, sono gli spalti. Sono gli spalti accessibili dallo slash warp. Ok? Ecco, voi adesso li tippiamo tutti su? Sì, sì. Anzi, scrivi in chat. Scrivi in chat di andare alla warp arena acquatica. Come si entra? Spieghagli tutto. Allora, madonna, lo riporto. Portiamo qui un tester. Porta qui il tester che iniziamo a ammazzarlo. Allora, chi possiamo prendere? Ah, che bello, posso ammazzare la gente. Posso ammazzare la gente. Ecco il vincitore. Oddio, ciao! 99 io. Piccolo tester, sei pronto a morire? Anche... Dai, aspetta, fermo, facciamogli vedere una cosa figa. Vai, Mirko. Ah sì, quel diamante, praticamente, usalo. Non lo puoi usare. Allora, noi non sappiamo i danni di queste armi, quindi preparati a creparci. La prima arma è la falce abissale. Leggi prima tutto. Artefatto demoniaco proveniente dal baratro più profondo, capace di condannare i peccatori a un eterno abisso senza fine. Arma personale di Dark Legend. È vero che lo dico io con una tutta la grinta. Poi arriva arma personale di Dark Legend. Allora, la peste bianca, arma che se... arma che se non one shot, penso XD. Sì, che bel simpatico. Ma se la sai usare dominerà. Mi sa da un'arma che fa male questa. Mentre l'altra missile capace di disintegrare un Wither Boss, usalo con cautela. Mi sa che questa fa anche danno. No, spero che non griffi. No, mi fare non l'ho provato tutte e tre. Ricordatevi bene queste parole, perché tra poco forse scopriremo che non ho controllato benissimo. Vedete tra poco. Allora, prima io posso? Mi dai l'onore? Pronto, Mirko? Fa male, è carina Mirko. Però. Comunque è carina, fa vedere. Allora, vabbè, da visione notturna e speed. Ma è carino l'effetto. E fa un'esplosione ritardata. Carino, vedi, fa così. Esplosione ritardata. Carino, mi piace. Mica one shot tra un po', Madonna. Però dai, carina come arma. La prossima arma è la peste bianca. Abbiamo Lilial. A Poppy. Ok. Giusto un pelino OP. Non vorrei mica dire. Se fai TP all, ti uccido. Aspetta, fa vedere il range. Puttana, ecco perché dice se centri bene one shot. Perché ha un range lungo. Guarda che range che c'ha. Dai, Mirko, rivestiti. Madonna. Il colpo è arrivato a quelli sopra. Il colpo è arrivato a quelli sopra. Oddio, io la loro. No, non, okay. non li ammazzano quelli. Aspetta, sopra. Però il colpo arriva anche a quelli. Ok, one shot. Che è rimorto. No, dagli lì alla poverina. Okay. Minchia, ma è un'arma forte questa. Minchione proprio. È perché gli sparo con la peste. Sì, io ho paura. Sta bestemmiando. Ce l'hai ancora l'armor? Mi passi quel diamante? Oh, non posso usarlo neanch'io, merda. Diamanti vecchi, li ho tradotti anche te.
Ho tradotto la descrizione, vieni qui. Prendi il diamante dietro di te, va. Li ho quelli non vanno, sono diamanti chap. Normalissimi. Vedi che va. Mi fai credere che ci siano bacche inesistenti. Questo povero Cristo. Ecco qua, quella era armor nuova. Lasciate like per i gattini, grande. No, no, non devi fare. Io ho paura che questa griffia. Griffa. Griffa, giusto un pelo. Bella però, Per fortuna... No, si è danneggiato il pavimento, roba che si sistema in fretta. Dai, aspettate, un momento. Devo fare il muratore, un momento. Sa, beh, vedi, vedi, com'è nuovo, com'è nuovo. Cioè, che cavolo rompe? Che cosa volete da me? Tutto sistemato. Tutto sistemato. Torna, ma cosa fare da testa? Tutto sistemato. Tolgo anche l'entità. Così tutto pulito. Pulito come il culo di un bambino. Dite no all'uso di Mirko come cane. Chiamate. Aspetta, chiamate il numero verde. 118. Oppure 118. Oppire, perché io so scrivere, no? Quindi ricordiamolo. Vabbè. Comunque mo griffa. Però fa vedere griffa, vedi un po' quanto danno fa. Puttana del buco. No, ho ritolto il griff. Madonna, guarda che buco, poi è spammabile. Vuoi passo? Faccio crescere il server. Adesso sì, perché ho dato il griff. No, lo c'è ancora. Avevi detto che l'avevi tolto. Pensavo. No, ok, non lo posso togliere. Basta. Ok, scusa, basta. Madonna, ma che puttanaio. Guarda che puttanaio. Sembra una pera dall'alto, guardala. Sembra una pera. Vedi con la tua fantasia di immaginarti una pera in quel troiaio. Guarda in alto. Ma sono in alto. Sembra una pera. Con la punta all'acqua. No, un ok. Selvaggio. Ok, dai, bella. Però carina, dai. Bene, ragazzi, abbiamo visto altre tre armi stavolta. Col server aperto in beta tester. Aspetta, vi guardo. Minchia, ve lo ricordate, ragazzi? Lo sguardo ammaliante. Guardate che occhi che c'ho. E sì, sono gli occhi del boscaiolo. Guardatemi dritti negli occhi. Guardate. Basta. E. Pirlagine 7.0. Comunque, spero che l'episodio possa essere piaciuto, perché è stato un episodio pieno di momenti, diciamo, improvvisi. A giocate. E pure nostro italiano è sempre perfetto. A me mi piace sta cosa. E giocate. Ci personalizza. Andate pure, giocate, divertitevi, quindi, pascolate. Oggi l'episodio, ragazzi, è stato particolarissimo, perché ci siamo rimasti di merda per un'arma. Pensavo che non griffava. Appunto. Quindi mi raccomando, ragazzi, lasciate il pollice su per tutti voi che non sono mai piaciuto il video. Commentatelo, condividete dunque, anche al chat, mi raccomando. Non spammatemi quando apri il server, perché aprirà sempre prima. Sempre prima. E niente, per ora possiamo dire che è finita. Aspetta, tolgo questa e spammo. Perché se andavo a azzeccare l'arma griff facevo un troiaio qui. Che insulti. No, gli insulti me li facevo da solo. Ma andavo a buttare giù per il primo ponte di Viareggio. Guarda, immagini se era da griffa. Oh, bella. Ciao. Ciao. Tutto semi griffa il mondo.